troviamo oggi sulla strada del Ponale, un'antica via di collegamento che metteva in comunicazione la zona di Riva del Garda alle nostre spalle con la Valle di Ledro sul versante occidentale della Gardesana del Lago di Garda. Queste zone, l'Alto Garda, il Lago di Garda e la Valle di Ledro, sono state tradizionalmente nella storia facili vie di accesso verso il Trentino dal Regno d'Italia, quando prima del 1918 il Sud Tirolo, compresa l'area del Trentino, apparteneva all'impero austriaco. Tradizionalmente dicevamo luoghi di passaggio, luoghi che mettevano in comunicazione la penisola, diciamo così, italica con il Sud Tirolo. Nelle giornate di sole e di bel tempo da qui dal Lago di Garda si intravedono bene le cittadine lombarde, venete, verso la zona più a sud del Lago di Garda, così come invece dal lato della Valle di Ledro, se noi proseguiamo, diciamo così, a sud-est, arriviamo velocemente nella zona di Storo, quindi nell'area del Lago di Idro e nelle terre lombarde. Proprio per questo, negli anni che hanno preceduto lo scoppio della Prima Guerra Mondiale e, diciamo così, tra le guerre risorgimentali e lo scoppio proprio della Grande Guerra tra il 1860 e il 1914, gli austriaci si sono preoccupati di fortificare questa area per prepararsi ad un futuro possibile attacco delle armate italiane. L'intera area fu fortificata dagli austriaci in previsione di un attacco imminente dell'esercito italiano. Da questo punto panoramico, proprio sulla strada del Ponale, abbiamo modo di apprezzare bene il territorio. Vediamo nella zona centrale, qui sotto in basso, su Riva del Garda, sulla litorale che collega Riva con Torbole, Forte San Nicolò, fatto costruire dagli austriaci, insieme a tutta un'altra area fortificata. Poco più a destra, poco più a est, vediamo il Forte di Nago, con la zona di opere belliche relativa al Monte Altissimo, al Monte Carone, e lì in fondo quel panettone bianco è relativa al Monte Stivo. Poco più in basso, nella conca, troviamo invece le opere trinceate del Bosco Caproni, nella zona vicina a Massone di Arco, e poi di dietro, di qui si intravede appena, o meglio si vede proprio poco, la zona di Forte Tombio sopra, raggiungibile da Campi. E se ci spostiamo invece al centro, appena dietro San Nicolò, c'è la zona centrale più fortificata e forse la più strategica di tutta l'area del Monte Brione, dove si trovano il Forte Garda, Forte Batteria di Mezzo e poi anche Forte Batteria Nord e Forte Batteria Sud, un'intera area fortificata che diventava chiave nella lettura dei movimenti politici e geopolitici sullo scacchiere militare della Prima Guerra Mondiale. Di tutti questi forti, di questo teatro bellico ancora ben leggibile sul territorio, oggi ci occupiamo in modo specifico della zona strategica più importante, centrale, quella del Brione, e poi, continuando di qui a poche centinaia di metri sulla strada del Ponale, della Tagliata del Ponale, che era un altro luogo centrale su questa linea di difesa. Alla Tagliata del Ponale andiamo a incontrare Lodovico Tavernini, storico ed esperto del luogo, che ci racconta come si sono svolte le cose su questo territorio, a quando risalgono le fortificazioni e quale sorte hanno avuto durante gli anni della Prima Guerra Mondiale.
siamo sopra la Tagliata del Ponale, che si trova proprio a sbarramento della strada del Ponale. La strada del Ponale è un'antica via di comunicazione che è stata creata a metà dell'Ottocento, aperta nel 1851. Prima, per andare in Val di Ledro, bisognava arrivare al porto del Ponale, sbarcare dalle barche e andare a piedi a Biaccesa, perché la strada era molto ripida ed era una mulattiera. Molto scomoda, ed è per questo che gli abitanti della Val di Ledro, a proprie spese, hanno aperto questa strada intagliata nella roccia. Questa strada poteva portare ovviamente molti benefici, turisti poi anche successivamente, ma poteva portare anche nemici. E questa via di comunicazione che metteva in comunicazione appunto Brescia con Trento diventa un grande pericolo nell'epoca delle guerre risorgimentali. Per questo motivo l'impero austro-ungarico e l'esercito austriaco decide di costruire in questo punto una fortificazione, prima chiamata Forte Teodosio, era più antica, è costruita subito dopo la strada, che poi vedrà anche l'epopea garibaldina, perché Garibaldi arriva in Val di Ledro, vince la famosa battaglia di Bezzecca il 21 luglio 1866, ma dà ordine ai propri soldati di non scendere per questa via di comunicazione perché sapeva che c'era questo fortino molto molto efficiente per il punto dove si trova. Arrivato Garibaldi a Bezzecca, comunque il Trentino rimane territorio dell'impero austro-ungarico e passando i decenni questa zona diventa sempre più fortificata. Cambiano le tecnologie, le armi e quindi anche le fortificazioni devono essere aggiornate. Qui ne costruiscono molte e la Tagliata diventa uno dei punti più importanti. Dal 1904 l'esercito austriaco rinnova Forte Teodosio, cambia nome, diventa la Tagliata del Ponale, perché uno dei compiti principali, ed erano tre, di questa fortificazione era interrompere la strada che andava dalla Val di Ledro a Riva del Garda. Il secondo compito di questa postazione era quello di controllare il lago, impedire quindi un arrivo di una flotta nemica che poteva sbarcare a Riva del Garda, e questo era il terzo motivo per cui è stata costruita qui. Con delle postazioni di artiglieria nascoste dentro la montagna, sparare verso le spiagge di Riva e di Torbole. Siamo nella parte esterna della Tagliata, uno dei punti più spettacolari, perché per la verticalità, perché siamo a picco sopra il lago, ma anche la parte interna della Tagliata è altrettanto spettacolare, forse di più, per la lunghezza dei cunicoli, per questa lunghissima scalinata che scende fin giù verso il lago. Tutti i forti del Trentino vengono bloccati nella loro costruzione quando la guerra inizia, questo no, questo continua a essere costruito e ampliato fino a settembre-ottobre del 1918, quando la guerra finisce, perché era estremamente efficiente la sua difesa costituita dalla roccia viva della montagna. Allora, questa è una scalinata che conduceva al livello più basso sul lago e a fianco aveva un sistema di montacarichi, una cremagliera che portava su e giù i pesi più importanti. Inoltre sulla volta c'erano le luci, quindi la corrente elettrica,
Adesso invece questo è tutto in uno stato di abbandono, ci sono delle luci provvisorie, però diciamo che queste gallerie non sono aperte al pubblico. Siamo sul tetto di Forte Batteria di Mezzo, che è stato costruito tra il 1898 e il 1900. Questo si può dire che è l'ultimo dei forti di vecchia scuola del Trentino. Successivamente, nel 1904, viene costruito Forte Garda, Forte La Tagliata del Ponale, che sono completamente diversi come idea. Questo forte è stato costruito con un'unica funzione, quella di bloccare la valletta di Nago, da dove scendeva la Mori Arco Riva, la ferrovia che collegava la linea del Brennero con Riva del Garda. La ferrovia poteva portare amici, ma poteva anche portare le truppe di un esercito nemico, e quindi il forte viene costruito con i suoi quattro pezzi d'artiglieria puntati sulla ferrovia in funzione di una sua eventuale distruzione, cioè della ferrovia stessa, che è costruita dagli austriaci ma che hanno paura che venga conquistata da un esercito nemico. Questa è una zona che ha pochi chilometri di sviluppo, sono 5-6 chilometri di linea d'aria, però sono fortificati in maniera eccezionale, e qui abbiamo tutti i tipi di fortificazioni create dall'esercito austro-ungarico dalla metà dell'Ottocento fino alla Grande Guerra, comprendendo proprio le difese campali della Grande Guerra.
non ci sono molti posti dove si può ammirare tutto questo in così pochi chilometri di sviluppo lineare. Benvenuti a Forte Garda. Questa è, diciamo, la punta di diamante delle roccaforti dell'impero austro-ungarico che vennero messe, diciamo, per la prima guerra mondiale, vennero costruite per la prima guerra mondiale. Rispetto ai forti precedenti, Forte Garda è di una generazione successiva come costruzione e come concezione. Se nei forti precedenti per il calcestruzzo veniva mescolato a blocchi di pietra, qui a Forte Garda il calcestruzzo viene rinforzato con travi e putrelle in acciaio per renderlo ancora più forte e più resistente. La costruzione di questo forte inizia nel 1904 e vede la partecipazione sia di reparti dell'esercito austro-ungarico sia di alcuni abitanti qui della zona dell'Alto Garda. I lavori di costruzione terminano nel 1907. Come vedete, il Forte Garda si distende, diciamo, su tre piani. E oggi, dopo i lavori di ristrutturazione, si può accedere al piano terra, qui c'è l'entrata qui vicino, e al piano inferiore, diciamo, mentre il piano superiore è ancora chiuso come accesso al pubblico. Alla costruzione di Forte Garda parteciparono alcuni abitanti qui della zona dell'Alto Garda e, diciamo, fu, come dire, una manna dal cielo, perché in quel periodo il lavoro qui per la zona scarseggiava e quindi la possibilità di essere assunti dall'esercito imperiale per contribuire alla costruzione del forte era veramente un'opportunità da non lasciarsi scappare. Alla costruzione del forte ha partecipato soprattutto la ditta Zontini di Riva del Garda, che fu una ditta all'epoca molto importante e addirittura venne premiata con un riconoscimento ufficiale da parte dell'imperatore Francesco Giuseppe.
Un'altra peculiarità di Forte Garda è il fatto di essere interamente costruito all'interno della roccia, perciò è assolutamente mimetico, soprattutto a differenza dei forti precedenti che erano, diciamo, più visibili al nemico rispetto a Forte Garda. E Forte Garda stesso fu preso ad esempio dalle costruzioni successive delle roccaforti austro-ungariche, per esempio i forti di Folgaria e di Lavarone, Forte Belvedere e Forte Kerle, hanno lo stesso impianto, diciamo, la stessa base di Forte Garda, che quindi è stato, come dire, un punto di non ritorno nelle costruzioni militari pre-Grande Guerra. Alle spalle Forte Garda e si conclude dunque qui la nostra puntata di oggi, che fa il paio con quella della settimana scorsa. Abbiamo analizzato così in questo modo l'area dell'Alto Garda, della Valle di Ledro, dei Forti di Nago, una parte di fronte durante la Prima Guerra Mondiale strategica che chiudeva la linea più meridionale dell'esercito austriaco contro quello italiano.